Allora, io mi scuso, intanto grazie per questo invito che mi dà la possibilità di condividere il lavoro che stiamo facendo nel gruppo costituito dal ministro Orlando e coordinato da Livia Turco. E è un gruppo di lavoro che, come gli altri, ha pochissimo tempo a disposizione, perché tutto il paese ha poco tempo a disposizione, per prendere decisioni importanti per il futuro, soprattutto delle nuove, generazioni. E noi di solito siamo un paese che invece, soprattutto per chi si occupa di welfare, sa benissimo che i tempi non esistono e quindi anche le trasformazioni sono molto molto difficili. Allora, il gruppo di lavoro si sta occupando di più o meno questi problemi. Cioè, come definire dei livelli essenziali di assistenza nell'area delle ridotte capacità, della limitata autosufficienza, e quindi introdurli, non solo quelli sanitari, non solo sociosanitari, ma anche sociali. E poi la seconda cosa, di creare nel nostro paese finalmente delle infrastrutture di welfare che garantiscano una maggiore effettività alle risposte. E adesso vi riassumo molto rapidamente, anche per lasciare qualche minuto forse alla discussione, i problemi che stiamo affrontando, come li stiamo affrontando. E vi chiedo di prepararvi tutti a contribuire alla discussione, perché entro questo mese dovremmo concludere il lavoro e poi il ministro lo socializzerà, lo metterà a una discussione più generale prima di chiudere sulle decisioni. Allora, 5 punti. Le difficoltà di affrontare il problema. Quante risorse pubbliche abbiamo a disposizione? Su quante risorse private possiamo contare? Quali sono le previsioni di spesa per le cure di lungo periodo, chiamiamole così, per non usare il termine non autosufficienza, che è improprio, nei prossimi 50 anni? E in che modo possono contribuire, le persone anziane? E i criteri con cui stiamo affrontando i problemi. Concluderò con questo rapidamente. Allora, le difficoltà di affrontare il problema le ha già anticipate Sandro Spinsanti, cioè è il deficit di fiducia. Non abbiamo la fiducia necessaria per pensare in maniera diversa. Infatti stiamo discutendo dei problemi, non oggi, perché ho visto molti segni anche di curiosità sul futuro e di sforzi per prefigurarlo, questo futuro, ma nel nostro paese stiamo affrontando i problemi della non autosufficienza in modi tradizionali, regolarmente concentrati su un presente incapace di immaginarsi diverso. La discussione si concentra sulla dicotomia tra cure territoriali e residenziali, senza cercare di connetterli in modo dinamico, come ci ha ricordato poco fa la dottoressa Belletti. E semplifichiamo malamente il problema, perché non dobbiamo pensare che la soluzione viene dai setting, ma viene dai modi di curare e prendersi cura dei problemi. E dobbiamo anche avere molta attenzione non solo ai setting, ma anche a come governare l'accesso, come ridurre le disuguaglianze nella fruizione dell'accesso e delle risposte, come ridurre la burocratizzazione delle risposte e la monetizzazione anche delle risposte, perché il mercato privato sta facendo un pressing, direi molto molto forte. E quindi dobbiamo però soprattutto imparare a vedere positivamente la condizione anziana, perché a una cultura recessiva stanno contribuendo le pratiche professionali. Ad esempio, quando riducono la valutazione di una condizione di vita a una funzionalità organico-funzionale, come se Tiziano Vecchiato fosse ridotto a una ADL o a una IADL. E questo avviene regolarmente, in tante parti, in tanti servizi, dove la sintesi di tutto si riduce quasi solo a questo, ovviamente associata alla capacità economica delle persone di pagare le risposte che
riceveranno. Certo, le regioni devono fare dei passi coraggiosi perché gli strumenti che vengono utilizzati nelle regioni sono strumenti che sono nati nel secolo scorso, quindi molto organicisti, molto funzionalisti e basati sul materialismo metodologico che ha caratterizzato in buona parte anche la cultura sanitaria e sociale del Novecento. E dobbiamo imparare a leggere le positività di ogni condizione di vita, anche quando la cultura tradizionale ci porterebbe a dire che non è vita dignitosa, che non è, mentre è vita e quindi va gestita positivamente. Ecco, per fortuna abbiamo margine di occupazione di welfare, perché purtroppo in Europa non siamo vincenti. Se prendo il dato degli occupati ogni 1.000 abitanti, nel 2013 erano 21,2, nel 18 21,3, mentre in Francia sono 27,7 nel 13 e sono diventati 29 nel 18, in Germania da 34,6 a 36,8. Ma anche il Portogallo è passato dal 21,5 al 24,8, la Spagna dal 19,8 al 23,4 ogni 1.000 abitanti. Noi siamo fermi intorno al 21, quindi questi sono dati sfidanti. Bene, quello che ci blocca è che è il problema della resilienza, cioè in certi casi è benigna quando protegge da stress negativi. In altri casi è maligna quando ostacola cambiamenti possibili e necessari. E purtroppo nel lavoro del gruppo io ho osservato che le proposte, quello che arriva non sono proposte, ma sono richieste di fondi. Certo, chiedi pure fondi, ma dimmi cosa vuoi fare per trasformare il nostro welfare in qualcosa di più dignitoso e sostenibile. Rapidamente le risorse a disposizione. La spesa sanitaria nel 2020 ha messo a disposizione 13 miliardi e 6, di cui 9 miliardi e 1 per gli ultra 65 anni. Il sociale non è da meno, perché nel 2020 ha messo a disposizione 14,1 miliardi di assistenza sociale agli ultra 65 anni, di cui 10 miliardi e 7 per gli ultra 65 anni, i 14 sono per tutta la popolazione. Scusate. Poi c'è una spesa per altre prestazioni che sempre nel 2020 era di 4 miliardi e mezzo, di cui 3,8 per gli anziani. Quindi, in sostanza, la solidarietà fiscale mette a disposizione per la LTC, le cure di lungo termine, 32 miliardi di euro, 1,93 punti di PIL, di cui diciamo l'1,43, cioè 23 miliardi e 6 sono per gli anziani, 4,3 per la domiciliarità, 7,3 per le residenze. E mentre la quota sociale, che non cito perché è un blocco unico, si riferisce soprattutto alle indennità di accompagnamento, che sono anch'esse sulle dimensioni della spesa sociale, poi ci torneremo. Ecco, la spesa privata, perché quello che viene erogato, viene offerto alle persone non autosufficienti, come dire, è una parte del problema, perché le famiglie destinano, questa è la stima a ribasso, 8 miliardi di euro all'anno, di cui 3,8 di lavoro regolare e 4,2 di lavoro irregolare. Altre stime più come dire, che vanno a misurare il massimo della realtà, arrivano a 12 miliardi, anche qui di 40%. 45% di lavoro regolare e 55% di lavoro irregolare. Le previsioni fra 50 anni. Allora, adesso la spesa complessiva pubblica è all'1,9% del PIL nel 2020, arriverà al 2,6% nel 2070. Quindi
Quindi non è un aumento impossibile da gestire. Anzi, avremo alcuni anni fino al 2006 in cui la spesa scenderà, perché purtroppo la tragedia ci dà anche il fatto che molti anziani sono morti e quindi questo vuol dire minore spesa pensionistica e anche minore domanda. Per quanto attiene alla spesa sanitaria e sociale. Poi dal 2027 riprenderà la crescita fino al 2060 per flettere dal 60 al 70. Quindi è un futuro governabile sul versante delle risorse, anche perché la spesa media mensile di una coppia di oltre 65 anni di anziani, secondo l'Istat, nel 2020 era di 2.350 euro, quindi c'è una capacità. Perché vi ho, come dire, elencato tutti questi dati? Perché quello che abbiamo sentito dire oggi e ieri non dipende soltanto dalla raccolta fiscale, ma dipende molto, troppo, purtroppo, dalla spesa privata e da chi se la può permettere. Quindi ci sono delle grandi disuguaglianze che dipendono proprio da questa capacità che ancora non abbiamo di garantire ai più deboli quello che sarebbe giusto. Il caso Toscana, lo prendo da una ricerca fatta nel 2005 dalla FNP-CISL con la Fondazione Zancan, dove il mancato accesso ai servizi territoriali per la non autosufficienza, quant'è? Allora, il 19,8% non accede ai servizi, il 2,2% accedono ai servizi ma non presentano domanda di accesso, il 26,2% accedono ai servizi, presentano la domanda ma non sottoscrivono il piano. E uno dice, e siamo al 58,2% di cittadini toscani. E perché voi non accettate di sottoscrivere il piano? Risposta numero uno, abbiamo trovato soluzioni alternative, il 70,6%, la compartecipazione alla spesa richiesta era troppo alta, 12,4%, e le risposte erano inadeguate rispetto al bisogno. Inadeguate vuol dire rigide, standardizzate, 9,8%. E quindi questi no hanno a che fare proprio con le criticità che sono state descritte negli interventi precedenti, cioè difficoltà di accesso, i tempi di gestione della valutazione della domanda, i costi, la flessibilità, cioè la personalizzazione delle risposte. Con che criteri stiamo affrontando i problemi? Allora, elenco 8 criteri. E concludo. Allora, il primo criterio è come superare le pratiche di gestione differenziata della sofferenza, perché il Novecento ci ha consegnato questa prospettiva, questa mentalità, e per ogni problema dei contenitori dove gestire questi problemi. E quindi qui c'è il grande rischio della istituzionalizzazione in residenza, ma anche a casa propria. Se le persone non vengono aiutate ad aiutarsi, separandoci dai problemi, e questa non è la strada adatta. Poi, secondo criterio, ridefinendo le regole, intervenendo sia nella legge di bilancio con le modifiche strutturali che ho citato prima, cioè l'accesso garantito unitario, i modelli di gestione unitari nei territori e non scompaginati in tanti punti di offerta e di responsabilità, la garanzia al diritto delle cure e insomma i problemi classici che riguardano le infrastrutture di welfare. Poi l'altro criterio è vaccinare la coprogrammazione e la coprogettazione dai conflitti di interesse che sono conservativi e che non contribuiscono all'innovazione sociale. Abbiamo bisogno di pratiche di coprogettazione, di coprogrammazione che siano disinteressate e finalizzate al bene comune. Poi, quali incentivi possono spingere
i gestori di servizi, i centri responsabili di servizi possono spingerli a innovare le pratiche di welfare, facilitando l'incontro tra diritti e doveri e soprattutto, attenzione, collegando il diritto all'esigibilità con il diritto all'effettività, perché i 10 e rotti miliardi che ricevono gli ultra 65enni per indennità di accompagnamento, quanto migliorano la loro condizione e la loro qualità di vita a casa, nelle residenze, eccetera. Abbiamo mappato più di 1.000 esperienze, in questo caso come Fondazione Zancan, non come gruppo di lavoro, su quale può essere l'innovazione nell'economia sociale. E certo, ci sono delle esperienze che veramente hanno il coraggio di rompere con il presente. E poi come rendere fruttuoso l'utilizzo delle risorse a disposizione, perché la raccolta fiscale raccoglie e redistribuisce. Ma lo vediamo soprattutto nelle cure di lungo termine, che la differenza la fa il concorso al risultato delle persone e delle famiglie che si fanno carico responsabilmente dei problemi, degli operatori che con loro gestiscono le risposte. Allora, come passare dal raccogliere e redistribuire integrandolo con rigenerare le risorse, responsabilizzare, mettendo a rendimento il capitale di alcune decine di miliardi che abbiamo a disposizione e misurando non solo l'outcome, l'esito, il beneficio, ma anche il concorso al risultato professionale e non professionale delle famiglie che rendono possibile questa cosa. E poi allineando la programmazione a tutti i livelli, cioè basta liberismo programmatorio che negli ultimi 20 anni ha visto fare un piano sanitario, un piano sociale, le regioni farlo, non farlo, farlo dopo. Per cui non è possibile garantire livelli di assistenza in questa forma di libero arbitrio dove le decisioni ognuno le prende quando vuole e come vuole. Settimo criterio, quali possono essere i nuovi setting? Ne abbiamo parlato oggi per potenziare l'aiuto che aiuta nell'arco terapeutico e non solo nel prestazionismo, valorizzando nuove forme anche di abitare sociale, solidale. E questo è uno dei punti che c'era tra le righe degli interventi, e poi monitorando e verificando i risultati, stiamo verificando con l'Istat se può garantire flussi informativi indipendenti, oggettivi, non contestabili, per andare oltre le autocertificazioni poco affidabili che poi costringono anche il governo e il ministero a commissariare certe realtà che non corrispondono alla tutela dei diritti delle persone. E ce la faremo? Conclusione, non potrebbe dire no in 3 mesi, in 5 mesi, 6 mesi, no. Ma certo è una grande opera e dobbiamo farla tutti insieme. Se è la logica della grande opera, potremmo farcela. Grazie. Grazie a lei di cuore davvero anche per questo, diciamo, invito all'ottimismo che viene da una profonda conoscenza e anche raccolgo volentieri quella critica che lei ha fatto a quella che ha definito con un eufemismo il liberismo programmatorio. Ecco, lo potremmo anche definire con termini un po' più duri. E su questo ho piacere di leggerle la domanda di Nicola Vanacore, il quale le chiede come si può costruire una coerenza progettuale tra la missione 5 sociale e la missione 6 sanitaria del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Insomma, come superare le divisioni ataviche ormai anacronistiche fra il sociale e il sanitario? Beh, ma perché Domanda che superarle? aprirebbe un nuovo convegno, ecco, anche se Sì, ma siamo perché ancora. superare queste anacronistiche divisioni e separazioni? Solo rendono tossico il nostro welfare e quindi ci costringono a vivere in un mondo che potrebbe essere migliore. E no, i tentativi, e Vanacore ha ragione di fare questa domanda perché il dialogo fra i due ministeri non è facile, ma non per difficoltà delle persone che vedono il valore del dialogo, ma perché la sanità ha
ha costruito negli anni una serie di criteri regolativi che la posizionano su un livello diverso di ragionamento. Il sociale sta facendo dei passi per, in qualche modo, meglio definire i livelli essenziali di assistenza sociale, ma non ha un'infrastruttura territoriale equivalente. Se già solo la gestione unitaria intercomunale è stata confinata nella programmazione unitaria, ma la gestione è ancora separata. Allora è inutile fare tanti dialoghi tra uffici ministeriali se non si predispone il territorio in condizioni di fare la vera integrazione, non quella dei tavoli. Quindi è possibile, ma ecco, il fatto qui approfitto di inserire nella legge finanziaria, se sarà così, dipende dal governo, questa ristrutturazione garantisce che a dicembre potremo averla normata. A quel punto non discrezionale, ma tutti dovranno fare così. E questo sarebbe un salto importante, storico per il nostro welfare.